14 maggio, buonasera, ben ritrovati. Anche oggi un appuntamento per aggiornarvi sulla situazione coronavirus in Trentino, sulla politica dei tamponi adottata che sta dando giorno dopo giorno eh, risultati sempre maggiori. E questo sta a testimoniare anche l'intenso lavoro eh, messo in campo da eh, una serie di soggetti, come vi abbiamo eh, ricordato nei precedenti collegamenti. Oggi parleremo anche delle decisioni della Giunta Provinciale di Trento, annunciate ieri dal Presidente. Fugatti entreremo in dettaglio della decisione di dare il via libera a dei protocolli per la riapertura dei centri commerciali e delle attività commerciali al dettaglio all'ingrosso. Qui con noi oggi c'è soltanto il presidente Fugatti ma entrerà appunto lui nello specifico anche di un'iniziativa che riguarda l'indagine di prevalenza per una politica di screening ancora più Intensa sul nostro territorio, una politica nazionale che riguarderà anche il nostro territorio. Ecco questo un po' è il sommario degli argomenti che tratteremo in questa conferenza stampa. Buonasera Presidente, incominciamo con i dati eh, di oggi. Dicevo risultati incoraggianti sul fronte dei tamponi. Oggi a quanto assomma il totale. Buonasera, oggi il totale tamponi sono 2937 tamponi eseguiti. E I nuovi casi di contagio sono 38 e quelli degli ultimi 5 giorni, che è il dato che interessa diciamo, al Ministero, sono 3. Di questi 3 uno uh, viene eh, da uh, RSA. I decessi sono 2, quindi abbiamo purtroppo ancora, registriamo ancora decessi. Di questi 2 uno proviene da RSA. Le terapie intensive ad oggi sono 9. I tamponi eseguiti, appunto 2937, che è un nuovo record, diciamo subito che non sarà uh, uh, certo che rimaniamo su questi numeri perché questo è un dato oltre diciamo, anche le, le, le aspettative perché noi abbiamo sempre parlato di 1500-2000 tamponi al giorno, però riuscire in un giorno a farne 2937 credo sia. Una, una cosa importante. Di questi, 1.490 l'azienda sanitaria, 1.081 il cibio, 366 la FEM. Stamattina si è riunita la giunta provinciale per dare il eh, via alla delibera che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge eh, dei giorni scorsi, concede la, dà la possibilità alla provincia di anticipare alcune aperture. Avevamo detto che da venerdì, cioè da domani, possono aprire i negozi al dettaglio, i centri commerciali, i mercati. La delibera che oggi abbiamo eh, assunto stabilisce appunto questo. Quindi domani a Trento inizieranno le aperture del cosiddetto commercio al dettaglio, con prescrizioni di sicurezza e protocolli per la gestione del rischio importanti, perché eh, ovviamente deve essere tutto Fatto eh, nel rispetto delle regole eh, per i clienti, per i dipendenti e per i proprietari di queste, di queste attività, quindi alleata alla, alla, alla delibera c'è un protocollo eh, di sicurezza che sicuramente il mondo del commercio, anzi, era stato eh, assunto questo protocollo proprio in accordo con le, con le categorie. Quindi, Sappiamo che ci sarà sicuramente un forte senso di responsabilità nell'applicare nell questo, questo protocollo, nell'applicare queste regole, perché io credo che serva un forte patto di, tra le istituzioni, le categorie e i cittadini. Se rispettiamo le regole, se applichiamo i protocolli, questo momento di apertura avrà una sua continuità. È chiaro che se poi invece a causa del mancato rispetto delle regole eh, si dovessero eh, avere aumenti di contagi, ecco che quindi saremo costretti purtroppo a, a tornare indietro. Però io credo nella, nella, nella maturità, nella responsabilità, nella serietà, nella serietà del popolo trentino che ha dimostrato in queste settimane e quindi ci sarà sicuramente una forte attenzione al rispetto, al rispetto delle delle regole. Per quanto riguarda le aperture che avverranno da lunedì, voi sapete che da lunedì avverranno le aperture di ristoranti, eh, servizi alla persona eh, e anche qui servono appunto i, i protocolli. Domattina è convocata una riunione con il ministro Boccia dove si parlerà appunto delle aperture di lunedì, ritengo si parlerà anche dei protocolli di sicurezza perché come sapete il protocollo INAIL a nostro modo di vedere è abbastanza rigido ma anche e soprattutto a modo di vedere delle categorie il rischio è che certe categorie applicando quei, quei criteri o non aprano o se aprono eh, non, non riusciranno ad avere una, un fatturato che permetterà loro di mantenere questa, questa, questa attività quindi domani vediamo Cosa dirà il Ministero, il Ministro sui protocolli? Mi sto riferendo a quelli soprattutto relativi ai ristoranti e ai servizi alla persona. Eh, e quindi c'è l'auspicio di trovare un punto di, eh, di vicinanza tra quello che è il protocollo INAIL eccessivamente rigido e quelle che sono le necessità di chi deve lavorare. Noi cre crediamo nel principio di leale collaborazione tra l'autonomia trentina e lo Stato. Pre, abbiamo preso atto che lo Stato si è ritirato dai nostri tavoli, perché l'INAIL si è ritirata per sua scelta, quindi eh, ovviamente eh, del Governo nazionale, dai nostri tavoli, non ha voluto continuare nella, nella collaborazione all'interno eh, de, de, dei tavoli che noi avevamo convocato, non siamo stati noi a sfilarci, è stata l'INAIL a, a sfilarsi, di questo ovviamente prendiamo, prendiamo atto, ma noi la leale collaborazione con lo Stato la vogliamo continuare. E per continuare questa, però, eh, vogliamo vedere dove, fino a dove lo Stato si arriva per capire le necessità del nostro mondo economico. Quindi, adesso vediamo come va domani mattina con, eh, con il ministro interessato. Dopodiché, da parte nostra, comunque, eh, cercheremo di applicare quei criteri Inail che l'INAI ha dato, garantendo lo stesso livello di sicurezza, perché questo è ciò che ci interessa, però, dall'altro, cercando anche di garantire una sostenibilità dell'attività, il tema dei quattro metri capiamo che è un tema di difficile sostenibilità in, uh, in determinati uh, ambienti uh, del mondo de della ristorazione, è chiaro che noi applicheremo questi criteri cercando uh, di garantire la sicurezza, ma anche di permettere ai lavoratori, ai, ai settori di, di mantenere una loro continuità economica. Oh, guardando comunque cosa accade domani mattina quando il... Eh, Siccome questo è un tema che riguarda non solo il Trentino ma riguarda tante regioni che è stato posto da tanti presidenti, noi cerchiamo di capire se la mediazione che è in corso porterà a qualcosa. Altrimenti, come ho detto, noi applicheremo i criteri INAL, garantiremo lo stesso livello di sicurezza, però cercheremo anche di venire incontro alle legittime richieste del mondo, del mondo produttivo. All'interno di quel patto fra istituzioni e categorie che ho detto prima, eh, le istituzioni fanno sicuramente il loro, il, il loro lavoro cercano di i, interpretare anche quelle che sono le legittime esigenze delle categorie e sicuramente poi le categorie faranno rispettare quelle regole che sono necessarie per poter continuare con una certa sicurezza nel, nella, nelle aperture che abbiamo, che abbiamo che abbiamo davanti stiamo facendo un accordo con uh, il Veneto sono stato, diciamo, molto bersagliato di richieste, di dire, ma perché possiamo andare solo verso i, com i comuni di confine? L'esempio che avevo fatto di eh, Castello Tesino, di Cinte, verso Lamont, di Mer, verso Lamont. Confinano, si toccano, lì, lì puoi andare a trovare i congiunti di questi comuni. L'esempio che avevo fatto di Avio, con Brentino Belluno e, e, e Dolce. Adesso ovviamente giustamente i cittadini ci chiedono di poter fare di più. Con il, con il Veneto stiamo lavorando, che non è, sarà quindi da domani mattina, stiamo parlando per settimana prossima, stiamo lavorando ad un accordo che riguardi le province confinanti. Le province che confinano con il territorio trentino, puoi andare nelle province che confinano. Con il territorio trentino, esempio Belluno okay, eh, oppure Verona, quindi tu puoi andare a trovare i congiunti, quindi solo per andare a trovare i congiunti, non per andare a fare altro, diciamo. tu puoi andare a trovare i congiunti nelle province che confinano col territorio, Venete che confinano col territorio trentino, quindi non puoi andare in tutto il Veneto, puoi andare a trovare i congiunti nelle province che confinano con il territorio il territorio trentino, questo è il percorso su cui stiamo lavorando, perché non lo facciamo con la Lombardia, lo abbiamo già spiegato, non è una scelta nostra, è una scelta lombarda, questa che ovviamente eh, rispettiamo, però al momento da parte della Lombardia non c'è apertura su un accordo di questo tipo. Stamattina sono stato a, eh, a, Borgo, a Borgo Chiese dove eh, si sono fatti test sierologici con un'alta affluenza di persone a questo percorso volontario eh, ho visto anche un bel clima da parte di una comunità che vuole che vuole che vuole ripartire abbiamo avuto il modo anche di interloquire con i responsabili della della, della casa di riposo parlando ovviamente delle problematiche che, che che ci sono nel frattempo partirà oggi il ministero ha uh, detto quali sono i 47 49 comuni, per cui Trentini, su cui partirà l'indagine di Siero Prevalenza eh, che eh, riguarda appunto i nostri, il nostro territorio. È un progetto nazionale eh, che riguarda, mi pare, 150.000 persone a livello nazionale, in Trentino sono 4.300, ovviamente si va a pro quota. E è promosso dal Ministero della Salute e dà l'obiettivo di definire l'estensione dell'influenzione da, da Covid testando un campione di soggetti. Il campione Istat per la provincia di Trento si compone di 4.384 persone residenti in 48 comuni del Trentino. Faccio qualche esempio. A Cles 59 persone, a Pergine 179, a San Michele 63, a Volano 75, a Mori 80. Non sono tutti comuni, sono comuni che ha scelto sono stati scelti a Primiero San Martino di Castrozza 44 a Trento 957. E per i residenti dei comuni di Trento, Pergine e Riva del Garda, il prelievo verrà eseguito nei punti prelievo dell'azienda sanitaria. Mentre per gli altri 45 comuni, l'attività di prelievo verrà svolta dalla Croce Rossa all'estendo dei punti di prelievo ad hoc. In caso di riscontro di presenza di anticorpi, i soggetti dovranno inoltre sottoporsi a tampone. Naso faringeo per verificare l'eventuale contagiosità e per intraprendere quindi le necessarie misure di contenimento del rischio infettivo. Il progetto prenderà avvio nel corso della prossima settimana e avrà una durata stimata di circa 15 giorni. Nelle prossime giornate i comuni interessati verranno contattati dalla Croce Rossa per l'organizzazione della logistica. Questo è un altro diciamo, uh, progetto che viene utile come indagine epidemiologica, quello dei cinque comuni che abbiamo fatto noi, è una cosa altro rispetto a questo, che è un'iniziativa della, della provincia autonoma di Trento in collaborazione con l'Istituto eh, Superiore di, di Sanità. Confermiamo che i punti nascita di Clese Cavalese apriranno in, mh, verso la metà di giugno, quindi è confermato che eh, ovviamente non c'erano stati nessun dubbio che i, i punti nascita riaprono. Non nascondiamo che stiamo ragionando anche di fronte alle attività che riaprono e alle difficoltà delle famiglie, che non possiamo ovviamente non sentirle e non, e, non, e non valutarle, stiamo pensando anche a cosa fare con gli asili e i centri estivi. Abbiamo visto che il governo nazionale mette delle risorse anche sui centri estivi, quindi probabilmente penseranno di fare delle aperture su questo fronte. Ci sentiamo di dire che... Se la stabilizzazione del contagio continua, perché il tema degli asili insomma, è un tema anche delicato. Eh, parlo di asili nido e scuole materne. È un tema anche delicato dove c'è una forte sensibilità da parte dei genitori, quindi deve essere affrontato con la giusta, eh, con la giusta approccio. Dall'altra, però, gli stessi genitori eh, hanno le difficoltà che ora che ricominciano a, a lavorare di dove portare questi figli. Quindi. Il tema degli asili e dei centri estivi a fronte di, un, di una stabilizzazione del contagio che c'è e se ci dovesse essere anche eh, nei prossimi giorni sarà uh, sicuramente affrontato per cominciare a dire quando, e noi lo spieghiamo il più breve possibile come termine di tempo, gli asili potranno potranno aprire con un proprio programma di sicurezza, sapete si parla di eh, numero minore di, di, di bambini per, per educatrice, classi più grandi, classi, eh, maggior numero di classi e, e quant'altro, però questo è un tema che a fronte della stabilizzazione del contagio vogliamo cominciare ad affrontare. Stanno arrivando molte domande, Presidente, da colleghi giornalisti, eh, come è naturale che sia, ma anche da dei cittadini. Ad esempio, eh, lei ha appena parlato degli asili, eh, chi ci sottopone anche il tema delle colonie estive. Ma prima di ehm, sottoporle queste domande, volevo con l'aiuto della regia aggiungere un altro tassello, se mostriamo una cartina. Eh, per quanto riguarda le strategie di eh, contenimento del contagio e di controllo, di monitoraggio, ecco questa cartina mostra un po' eh, lo specchio verso nord di quello che è stato commentato ieri, anche questa cartina realizzata in collaborazione col GECO dell'Università di Trento. E rappresenta l'Euregio. La situazione del Trentino, come vedete, è più scura perché eh, risultano che sono stati fatti eh, più test per mille abitanti e quindi una campagna intensiva di tamponi. Ecco, allora, Presidente, ehm, cominciamo a dare le risposte per. Eh, per gradi. Alcune domande le ha anticipate lei, ad esempio la circolazione tra Trentino e Veneto era una domanda molto, molto gettonata. Eh, chi ci chiede anche eh, se ci sono notizie da Roma per i protocolli della sicurezza, la cosiddetta patente dei contagi eh, e poi se il decreto del governo che prevede l'abolizione della rata eh, IRAP in qualche modo eh, costringerà o inviterà la provincia ad adeguarsi. Su quest'ultimo tema, il governo abbiamo visto che è eh, intervenuto cancellando la, la, la rata IRAP prossima. È chiaro che questo per la provincia autonoma di Trento, che si finanzia con le proprie, con le proprie tasse pagate, eh, comporterà, eh, e io dico anche fortunatamente nel senso che i cittadini non pagano l'IRAP e quindi questo eh, è sicuramente una, una scelta giusta, comporterà una. Eh, Assenza di risorse all'interno del bilancio della provincia, che chiederemo ovviamente allo, allo Stato di eh, garantire come, ri, come riscontro, come ritorno rispetto alle risorse che ci mancano, perché alle altre regioni che non hanno le funzioni da gestire che abbiamo noi, non hanno la scuola, non hanno la sanità, non hanno tutte le, le, eh, le nostre competenze da, da gestire, eh, il taglio dell'IRAP tocca fondamentalmente poco, invece a noi tocca. La, il finanziamento delle competenze. Quindi taglio IRAP bene, ovviamente allo Stato chiederemo che ci venga riconosciuto eh, questo mancato incasso. Per quanto riguarda le colonie estive che chiedeva, se parliamo di asili parliamo anche di colonie estive, quindi il tema si pone, settimana prossima è un tema che vogliamo sicuramente eh, affrontare. E il tema della sicurezza dei patenti e dei contagi si, si rifà al tema del, dei test eh, epidemiologici che diciamo che io non sono uno scienziato e, e non, eh, non ho ovviamente questa ambizione questa competenza però su, sul fatto della patente eh, di sicurezza non c'è diciamo molta, molta unicità di vedute nel mondo scientifico. Sa che arrivano molte segnalazioni di eh, eh, nostri ascoltatori che ci dicono guardi Presidente che i trentini non sono così bravi e non rispettano le regole molta gente in giro senza mascherine, qualcuno che esorta dicendo faccia qualcosa cosa dice a proposito Presidente? Posso solamente ricordare, innanzitutto ringrazio chi ci fa queste segnalazioni perché bene o male vediamo anche noi in giro quello, quello che accade la stragrande maggioranza dei cittadini trentini sono responsabili e rispettano le regole, c'è chi non lo fa e chi non lo fa oltre a mettere diciamo, a repentaglio la propria incolumità rischia di mettere a repentaglio anche quella degli altri, quindi eh, crediamo che serva un forte monito al rispetto, al rispetto delle regole e a fare in modo che eh, nel momento in cui si esce di casa si abbia... Con sé, con sé la mascherina e si indossi la mascherina. Il rischio che si corre eventualmente, e lo dico chiaramente, è quello che dopo queste aperture si debba tornare indietro. Io credo che nessun trentino vuole tornare indietro a chiudersi in casa per qualche settimana come è accaduto eh, nelle scorse settimane e tornare a quel periodo difficile. Ecco, quindi chiediamo il rispetto delle regole e la responsabilità. Molte domande che cerco di eh, riassumere in una, per, il tema è sempre quello delle riaperture, no? Chi ci chiede avete un'idea di quando potranno ripartire le attività del turismo? Chi ci dice quando eh, si pensa di eh, poter invece riaprire attività come quelle dei circoli, circoli alpini, ci hanno chiesto nello specifico. Qualcuno che ci dice ma perché non eh, si agisce per togliere l'autocertificazione almeno per gli spostamenti all'interno della provincia? o della nostra regione, insomma una richiesta di maggiore libertà non siamo mai contenti perché abbiamo appena allentato i cordoni, però effettivamente è una prova difficile per i Trentini e per tutta l'Italia e l'Europa, Presidente. Io credo che il tema centrale delle sue ultime domande sia quello del turismo e la ripartenza del turismo è collegata anche alla possibilità del movimento tra regioni, tra italiane, perché oggi di parlare di movimento... Diverso da di quello italiano, ma da, da altri paesi europei, è un tema che non si pone. Quindi il tema del turismo va di pari passo con le libertà maggiori che verranno concesse alle persone di muoversi sul territorio, sul territorio nazionale. Questo è un po' il percorso che è stato attivato gradualmente. Vedete, se noi con il vento piano piano stiamo facendo alcune mosse, poi lo si dovranno fare a fronte di una, di una stabilizzazione del contagio anche con la Lombardia, e piano piano crediamo che. Che il governo, perché sul movimento fra le regioni non è diciamo, una scelta nostra autonoma che possiamo prendere, deve esserci un forte input nazionale. Sul tema del circuito degli alpini mh, eh, andrà diciamo, di pari passo con la gradualità che, che vogliamo affrontare, mentre per l'autocertificazione sì, lo capisco che è, che è un problema, però. Mh, Andiamo gradualmente e se, se tutto va bene arriveremo anche a togliere per determinati spostamenti l'autocertificazione. La, Senta, lei ha parlato di turismo, mi viene in mente un accostamento con gli alberghi, perché c'era questo progetto di mettere a disposizione alberghi per poter ospitare positivi in modo che eh, si frenasse il contagio all'interno della famiglia. Eh, C'è una collega che ci chiede eh, qual è la situazione ad oggi se l'esperimento prosegue. Sì, l'esperimento prosegue. Va detto che non ha avuto, diciamo quell'attenzione quell da parte delle persone che magari anche noi auspicavamo che ci fosse. E quindi eh, i numeri oggi sono soprattutto in una struttura, eh, ne è rimasta solo una perché le altre non hanno avuto la, la presenza di persone, mi pare ci sono dentro circa una cinquantina di, eh, di soggetti interessati. Senta Presidente, invece sul fronte della scuola c'è anche molta attesa, so che con l'assessore Bisesti state lavorando, in particolare per eh, aprire i plessi scolastici chiusi, ci dice un collega, ci sono degli insegnanti che chiedono specifici protocolli per la sicurezza, può anticipare qualcosa? Beh, è chiaro che per la riapertura delle scuole, che il Ministero ha detto, è, parlo dell'elementare in su, che il Ministero ha detto essere a... A settembre è chiaro che ci, ci servirà un'organizzazione delle classi eh, precisa e puntuale, stiamo facendo un monitoraggio, eh, diciamo, plesso scolastico per plesso scolastico, istituto, istituto per istituto, per, guardando il numero di alunni che ci sono nelle classi, per capire qual, di quanti alunni deve essere fatta una classe, sicuramente dovrà essere, dovrà essere inferiore e dobbiamo organizzare all'interno della stessa scuola. Uh, gli spazi in modo, in, modo, in modo diverso, cioè creando qualche classe in più. Poi c'è il tema degli orari, non nascondo che in alcune realtà uh, si potrebbe anche pensare di riaprire qualche scuola chiusa da poco in qualche, in qualche paese, anche per evitare lo spostamento degli, degli alunni, perché lo spostamento autobus, persone che salgono, è comunque... Una, un tema delicato per il, per il contagio. Quindi si potrebbe, eh, quindi dico si potrebbe siamo attenti a ciò che dico, anche valutare che in alcune realtà si può arrivare a riaprire una scuola che venne chiusa negli anni scorsi. Ecco, altre domande e poi la lasciamo andare perché so che è un altro appuntamento in teleconferenza, Presidente. Un tema di oggi legato al turismo è quello delle spiagge e quindi si chiede eh, se ci sono delle novità, eh, delle informazioni in più per cercare di risolvere un problema oggettivamente difficile da affrontare, quello dei controlli in modo particolare. Per garantire la sicurezza. Poi molti ci chiedono, visto che la stagione, è proprio quella estiva, favorisce l'uso del camper, che cosa si può fare col camper. Magari su questo rispondo io, perché poco fa i nostri esperti ci hanno detto fino a lunedì i camper sono uguali alle automobili, quindi non è consentito almeno fino a lunedì il pernottamento, ma lo spostamento soltanto. Ecco, torniamo magari sulle novità delle spiagge, Presidente, se ne ha eh, alcune. No, sulle spiagge non abbiamo al momento al momento novità, è sicuramente un tema che dovrà essere affrontato nelle prossime, nelle prossime ordinanze, un tema legato ovviamente al, al turismo che sicuramente vorremmo affrontare. Ecco, l'ultimissima cosa, se eh, per gli esercizi commerciali domani i titolari dovranno attenersi alle linee guida INAL oppure quelle della provincia? Quelli che aprono domani i negozi al dettaglio, abbiamo le nostre, eh, il nostro protocollo che abbiamo disciplinato noi, che era quello dove avevamo eh, avuto diciamo, un, un accordo e a quello ci si deve attenere. Grazie Presidente, allora noi concludiamo qui il nostro appuntamento. Buon lavoro, buon proseguimento Presidente, e a tutti voi buona serata. Come al solito c'è una sigla conclusiva, quella di stasera è abbastanza allegra, ma in fondo eh, forse possiamo permettercelo oggi, naturalmente non per la prima parte della conferenza ma per le prospettive eh, di apertura che sono state annunciate e abbiamo scelto quindi una proposta che arriva da quattro ragazzi, da quattro giovani musicisti che eh, pescano nel Passato per il loro repertorio, cioè dalla marcia di Radeschi. E questi ragazzi sono di quattro valli diverse: la Valle di Non, la Valle di Sole, la Valle di Fiemme e la Val d'Adige. Si sono ritrovati virtualmente, eseguono per noi questo eh, brano. E il loro nome, il nome del quartetto, è appunto Four Valleys, cioè quattro valli. Grazie per averci seguito. Buona serata.